42. Ciao popoli Lega Nerd, sono a Milano al The Space Odeon per l'anteprima di The Startup, il film su Egomnia e sul suo creatore Matteo Achilli. Ho intervistato per voi tutto il cast di The Startup. Se siete interessati o se siete curiosi di sapere quello che ci hanno raccontato, io vi consiglio di restare con me. Quanto ne sapete voi di Startup e se conoscevate prima la storia di Egomnia e di Matteo Achilli? Non conoscevo Matteo Achilli, non conoscevo Egomnia e conoscevo un po' la realtà delle startup, anche perché ho parecchi amici che nonostante abbiano fatto facoltà diciamo normali come legge o storia dell'arte siano poi finiti a lavorare nelle startup, quindi quella è una realtà che conosco e ovviamente mi sono informata e è venuto fuori un oceano di informazioni e poi è stato bello conoscere la storia di Matteo e di Egomnia attraverso la sceneggiatura, perché la sceneggiatura è fedele poi alla storia vera di Matteo. Io il termine startup devo dire che l'ho iniziato a studiare poco tempo, cioè prima del film, però non capivo bene che cosa fosse una startup, soprattutto nel mio mestiere, che non siamo molto universitari, diciamo, in quel senso. E su Egomnia invece anche lì ne ho sentito parlare quando ci hanno proposto del film e cioè, quando me l'hanno presentata ho pensato fosse una grandissima idea. E sono voluto andare subito a vedere, mi sono fatto subito un profilo anche solo per vedere come funzionava e, che nerd. Vabbè, io lo volevo fare, scusami. Bravo. Io non ne sapevo nulla e sinceramente anche proprio la parola startup sono un po' misteriosa, anche perché tutti i miei amici storici sono tutti laureati e professionisti, diciamo. Io sono l'unico che non si è laureato e ha scelto un percorso un po' più così, che in realtà è una startup, cioè io sono la mia startup e non lo sapevo. Ho imparato che il nostro percorso tra l'altro è imprenditoriale, perché noi siamo imprenditori di noi stessi e vendiamo il nostro prodotto che siamo noi stessi. Quindi in realtà ne sapevo meno di quanto poi in realtà pensavo a livello proprio di società, però è stato interessante scoprire questa realtà e vedere che, come dire, c'è un mondo così vasto e misterioso dietro. Io non mi sono azzardato neanche, non sono mai andato sul sito di Egomnia, devo essere sincero con Matteo, però la storia mi ha affascinato. Vi siete mai trovati nella situazione di Matteo, ovvero avere un'idea, un sogno, iniziare a portarla avanti e a un certo punto essere quasi soggiogati dal successo iniziale, a tal punto da perdere quasi l'obiettivo di vista? A me no, cioè una situazione come quella di Matteo no, non mi è mai successo. Io il successo non so neanche che cos'è, quindi non ho proprio mai corso questo rischio. Ho corso il rischio di essere travolto dai fallimenti, ma dal successo no. Vabbè, io sì, ho avuto un'esperienza del genere, nel senso che ho avuto un successo per un personaggio di Disney che facevo quando ero molto giovane, che in qualche modo sì, mi ha deviato un po' la testa, nel senso anche lì mi ricordo che in qualche modo subentra molto egocentrismo, molto io, come anche descrive il film. L'esperienza mia è che da quel successo, diciamo, di Disney, poi ho in qualche modo voluto investire sulla mia startup, su me stesso, e dedicarmi al cinema, quindi ho deciso di andare per esempio a studiare a Roma. Nel piccolo, per esempio, adesso che sono già un po' più grande, sto investendo su un progetto mio, mi sto autoproducendo, quindi in qualche modo sono alla prima fase della startup, quindi magari non avrà neanche successo, non lo so, però per adesso è tanta fatica, tanto lavoro, tanto investimento, anche senza scopo di lucro, cioè non è che ci si devi guadagnare, però in qualche modo investi su te stesso. E credo che questo sia il senso della startup. The Startup potrebbe essere un film complesso come significato, perché da una parte può essere un biopic, dall'altra parte è la storia di un sogno. Ancora qualcuno potrebbe interpretarlo come è stato interpretato per esempio dai social network, con un po' di antipatia nei confronti di Achilli. Secondo voi, qual è per voi il significato di questo film e quale potrebbe essere il significato di un film come questo? Io credo che l'antipatia nei confronti del protagonista di una storia del genere di solito scaturisca quando c'è la percezione di una presunzione, no?
È lecito, può succedere. Io ho avuto la fortuna di... Mi metto dalla parte del pubblico, no? Cioè, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, Matteo Achilli, vero? Oltre che di interpretare la sua storia. E devo dire che né da parte di Matteo Achilli, né da parte di chi ha fatto questo film, c'è la pretesa di raccontare la storia di un boom, di un successo, di uno che ce l'ha fatta perché è superiore agli altri o perché è una spanna sopra, cioè in realtà è un'altra cosa. Questo film racconta di un ragazzo come gli altri e si concentra non tanto su quanti soldi ha fatto, su quanto è diventato famoso il social, ma è il percorso che ha fatto per arrivarci, cioè quello che deve arrivare non è Matteo Achilli è un figo perché ha fondato Egomnia che fattura tot, oppure perché ha fatto la copertina di Panorama Economy. Quello non è quello importante. È importante tutto il percorso che si vede, la tensione in famiglia, la paura di investire i primi soldi, il fatto di non essere ascoltato minimamente quando arriva in Bocconi. È quel percorso lì che interessa. Secondo me, se il pubblico sarà, diciamo, intelligente nell'accogliere questa storia nella maniera corretta, non c'è il rischio di un'antipatia nei confronti di questa storia. Non siamo nella Silicon Valley, siamo in Italia. Questo film non ha quel tono trionfalistico. Dell'American Ma Dream. assolutamente, anche perché l'American Dream qui da noi non esiste, non è neanche lontanamente pensabile. E, a me non sarebbe dispiaciuto stare nel The Social Network italiano, perché quel film per me è un capolavoro. Però non era assolutamente quello, diciamo, l'obiettivo. Anche perché appunto il film non si concentra sul successo di Matteo, né sui soldi che ha guadagnato, né sul mostro che è diventato. Ti fa vedere che cosa potrebbe succedere quando il successo ti travolge e tu forse non sei pronto. Ma quello che interessa a questo film neanche è essere appunto un film biografico, perché questo personaggio è soltanto una delle storie che si potevano raccontare. Una storia interessante sicuramente, ma non la storia, appunto, non stiamo parlando dell'imprenditore proprio numero uno del mondo. È proprio, vale come esempio e come anche si spera, spinta, incoraggiamento, perché è una storia normale, Proprio una perché è storia, sì, perché è normale, una certo. storia che può succedere veramente a chiunque. E secondo me questa è la cosa interessante, è un film sulla società italiana, vista dal punto di vista di un ragazzo di 19 anni, che non vuole essere assolutamente fare la morale o essere... Autocelebrativa. No, assolutamente. Per questo secondo me è un film interessante e va visto. Ma forse c'è il fatto che oltre ad essere una storia normale, è una storia particolare, ed è vero, c'è qualcosa di speciale in questa storia, ma come hanno detto bene loro, il film prende da una storia vera, ma cerca di farlo rendere attuabile a qualsiasi persona, perché ti parla non solo di un social, ci stiamo parlando di una startup, che quindi abbiamo detto che può essere qualsiasi cosa, e ti parla dei problemi di famiglia, di amore, Di di amicizia. concorrenza, di amicizia, di opportunità fallite, alcune invece no. Era nato in Italia, Steve Jobs non gli davano manco il mutuo per la prima casa. Riprenditi il posto che meriti, tu sei più bello di loro. Sei pronto? Sì. Egomnia sarà il motore di ricerca che vi porterà dove vi meritate di arrivare. Ci sono un botto di iscritti da quando siamo online. Siamo interessati ad acquisire Egomnia. Avrei il 100% della società, mi dà più libertà di movimento. Io ho lavorato con te, tu hai lavorato per me. L'unica cosa che ti interessa è sempre la stessa. Te, te e te contro tutti.